Allora, oggi proseguo il discorso relativo al secondo capitolo, al mito di Eva, ecco, e a come poi è stato interiorizzato nelle coscienze. Allora, Mary Daly apre il capitolo con una frase che è di Tertulliano, che poi è risuonata per diversi secoli, proprio nella teologia, perché ha definito, diciamo, il ruolo della donna terrena. Voi siete la porta del demonio, con quanta facilità avete distrutto l'uomo e l'immagine di Dio. A causa della morte che avete attirato su di noi, persino il figlio di Dio è dovuto morire. Allora, questa appunto è una frase di Tertulliano, a cui poi sotto Mary Daly aggiunge una frase, diciamo, famosa di Sprenger e Kramer. Ogni degli autori del Malleus Maleficarum, ogni stregoneria deriva dalla lussuria carnale che nella donna è insaziabile. Dove appunto andavano a confluire, cioè andavano ad assimilare, ecco, questo mito del fatto che la donna fosse tentatrice lussuriosa, poi appunto nelle donne che furono appunto perseguitate, ecco, furono bruciate, torturate. Allora, soffermandoci adesso sull'analisi del mito di Adamo ed Eva che tutti conosciamo, andiamo a capire perché questo mito ha portato praticamente solo male nella psiche femminile, andando poi a creare, tra le altre cose che poi appunto le sono stati aggiunti, ecco, andando poi a creare la base fondamentale per il senso di colpa, soprattutto femminile, e la misoginia poi dell'uomo che secondo quel contesto lì era addirittura giustificato dall'odio contro la donna. Allora, siamo a pagina, a pagina 59. Il fatto è però che questo mito ha proiettato un'immagine maligna del rapporto uomo-donna e della natura femminile. L'immagine è tuttora fortemente impressa nella psiche moderna. Nella tradizione cristiana esso continua a influenzare il funzionamento dell'immaginazione teologica. Berdiaev, che poi è l'autore che avevo citato anche ieri e che poi lei riprendeva più là, ha potuto scrivere lo sbalorditivo commento che c'è qualcosa di basso e sinistro nell'elemento femminile. Quindi, questo qualcosa che si perde nelle origini, nelle origini ancestrali proprio delle origini del patriarcato, ecco, ha poi confluito per quanto riguarda tutto il progresso, tutto il successivo sviluppo della storia. Infatti, il mito introduce schemi distruttivi nel tessuto della nostra cultura. La letteratura e i mass media ripetono in tutta serietà il motivo di Eva tentatrice e così fanno le motivazioni razionalizzate per costumi sociali e leggi civili che, come la legislazione sull'aborto, incorporano atteggiamenti punitivi contro la sessualità della donna. Poi, il riesame del mito. La storia della caduta è un tentativo di far fronte alla confusione provata dagli esseri umani che cercavano di dare un senso alla tragedia e all'assurdità della condizione umana. Disgraziatamente, trattandosi di un tentativo esclusivamente maschile, nel contesto di una società dominata dai maschi, è riuscito soprattutto a rispecchiare l'imperfetta struttura sociale dell'epoca. Il mito è stato sia sintomo che strumento di ulteriore contagio. Il suo maggior risultato fu di consolidare l'oppressione sessuale nella società, di modo che la posizione di inferiorità della donna nell'universo divenne doppiamente giustificata. Essa non solo traeva origine dall'uomo, ma era anche la causa della sua caduta e di tutte le sue sventure. Le arcigne trattazioni dell'insolita nascita di Eva e della sua deprecabile peccaminosità, scritte dagli infaticabili fans di Adamo nel corso dei millenni, sono la migliore parodia di se stesse. Poi, riassumendo, i teologi e gli studiosi generalmente non sono riusciti a capire che nel mito della caduta il veicolo è il messaggio. Riflettendo sul suo contenuto specifico e sui residui culturali di tale contenuto, si giunge alla conclusione che, in parte mediante questo strumento, la tradizione giudaico-cristiana si è resa complice dei mali della società. La proiezione del senso di colpa sulla donna è, in senso proprio, la caduta del patriarcato, la menzogna primaria. Insieme con la sua progenie e la teologia del peccato originale, il mito rivela la caduta della religione nel ruolo di prostituta del patriarcato. Il messaggio che esso involontariamente comunica e le cui implicazioni cominciano soltanto ora ad afferrare nella loro
Cominciamo soltanto ora ad afferrare nella loro interezza. È che nel patriarcato, con l'aiuto della religione, la donna è stata il capro espiatorio primordiale.